Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale. La giornata del matrimonio è una giornata irripetibile, quindi come fotografi dobbiamo fare in modo che vada sempre tutto liscio, dobbiamo essere organizzati il più possibile e dobbiamo riuscire a far fronte ad ogni singolo imprevisto. Come? Tutte le sfumature delle situazioni che possono accadere e dei possibili modi di risolverle si acquisisce con l'esperienza, che resta sempre la miglior maestra in assoluto. Ma ci sono delle dinamiche su cui non bisogna per forza andare a sbattere la testa per capire come risolverle e basta che qualcuno ce le dica in anticipo per evitare di commettere quello stesso errore. Iniziamo con la lista? 1. Pensare sempre al backup. In questo caso parliamo di diverse forme di backup, non il backup a cui vi abbiamo abituati con mille video. Se possibile, cercate sempre di avere con voi due corpi macchina nel giorno del matrimonio, perché non si sa mai che uno possa decidere di salutarci proprio nel momento clou della giornata e, se possibile ancora, che questi due corpi macchina abbiano il doppio slot di memoria e che quindi le foto vengano salvate automaticamente su entrambe le schede di memoria. Salvate su entrambe le schede i RAW e non su una scheda i RAW e sull'altra i JPEG, questo è un mio consiglio, perché se dovesse saltare una scheda potreste sempre comunque poter elaborare dei file RAW. L'altro backup di cui parliamo è il backup dell'abbigliamento. Siamo sempre così concentrati sull'attrezzatura che non pensiamo poi a noi stessi. Cosa succede se un invitato ci rovescia addosso un bicchiere di vino rosso o se a causa di qualche nostro movimento i pantaloni si strappano, se semplicemente visto il caldo dei matrimoni estivi abbiamo sudato così tanto che siamo impresentabili. Per questo portatevi sempre un cambio di abiti perché non si sa mai. Ci sono una marea di modi che potrebbero renderci impresentabili quel giorno e noi non lo vogliamo. E li abbiamo provati quasi tutti. 2. Fare una checklist. Le cose da fare prima, durante e dopo il matrimonio sono tantissime. Ad esempio ricordarsi di far benzina alla macchina, di prenderci qualcosa da bere o degli snack da mangiare se ne abbiamo bisogno durante tutta la giornata, di preparare tutta l'attrezzatura o di rimetterla tutta nelle borse, tutta, finito il matrimonio, di salvarci i vari punti in cui si terranno la cerimonia del ricevimento, insomma sono davvero tantissime cose da ricordarsi e una checklist può esservi utile non solo per ricordarsele effettivamente, perché magari avete una buona memoria e quindi pensate che non vi serva, ma proprio per togliervi un pensiero dalla testa perché è tutto scritto e voi non dovete in questo modo pensarci. 3. Non abbassare mai la guardia. Le giornate dei matrimoni sono impegnative sia a livello fisico che mentale, perché non si tratta semplicemente di scattare per 10 o 12 ore di fila, ma bisogna proprio restare concentrati per la maggior parte di quel tempo. Ovviamente dipende dallo stile, ma per chi ama il reportage come noi, essere sempre pronti a catturare quel piccolo gesto, quel sorriso o quello sguardo che dura un secondo è importantissimo. Se ci si rilassa troppo e si abbassa la guardia, nel tempo in cui si riprende in mano la macchina fotografica e si scatta, quel momento ormai è già passato ed è davvero un peccato. È proprio un peccato, sì. Approfittiamo per ricaricare le energie nei momenti di stallo, quando magari gli invitati stanno mangiando, quando state camminando con gli sposi per andare da A a B. Nel resto del tempo, attenzione sempre altissima. 4. Cercare di conoscere le situazioni familiari. Con questo non intendiamo che dovete conoscere a memoria tutti i nomi e i gradi di parentela degli invitati. Se lo fate meglio. Ma che dovete conoscere l'esistenza o meno di situazioni che potrebbero farvi incorrere in qualche gaffe. Vi racconto questo episodio. Eravamo verso la fine dei preparativi e la sposa si stava avvicinando all'auto che poi l'avrebbe portata in chiesa accompagnata dalla mamma. Per tradizione però è il papà che va in auto con la sposa per poi accompagnarla lungo la navata. Avete già capito dove sto andando a parare. La sposa e sua mamma si siedono in auto e l'autista, nonostante io gli stessi facendo no, stai zitto, no, chiede dov'è il papà? E il papà purtroppo era venuto a mancare neanche tanto tempo prima. Potete immaginare l'atmosfera, purtroppo queste cose sono cose da sapere in anticipo proprio per evitare questo tipo di gaffe. Per questo cerchiamo sempre di venirne a conoscenza in modo molto discreto nelle settimane precedenti il matrimonio. Quindi basta un generico, ci sono situazioni che dovremmo conoscere. E siete tranquilli. Sì. 5. I matrimoni non sono tutti uguali. Ogni matrimonio è diverso dall'altro e bisogna tenerne assolutamente conto. Bisogna tenerne conto sia per l'approccio che noi fotografi abbiamo nei confronti dei matrimoni, quindi vederli come eventi unici del loro genere anche se si svolgono nella stessa location, sia per il tipo di attrezzatura da utilizzare.
Ci sono matrimoni che si svolgono per la maggior parte del tempo con la luce del sole, altri che iniziano al tramonto, altri che prevedono che i fotografi coprano la parte dei balli, altri no. Insomma, per ogni situazione c'è l'attrezzatura migliore da poter utilizzare. Ad esempio, se noi sappiamo che il matrimonio si concluderà al tramonto, organizzeremo le borse in modo da tenere i flash o i manfrotto LED, trovate tutta la nostra attrezzatura in descrizione, in una borsa a parte, senza doverseli portare dietro con noi tutto il giorno. Se invece il matrimonio inizia all'ora del tramonto, organizzeremo le borse diversamente. Ci sono veramente tante piccole accortezze da considerare. Anche portarsi uno spray anti-zanzare, se pensate che in location ce ne possano essere tante. Bravissimo! E questo è fondamentale, un salvavita. Non dimenticatevelo. Abbiamo voluto parlarvi di consigli diversi dal solito, ma che sono altrettanto importanti, dei migliori settaggi da poter usare in una chiesa poco luminosa. Quindi speriamo che li abbiate trovati utili per affrontare al meglio i prossimi matrimoni. Ragazzi, non ci resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata e ci vediamo la prossima settimana. Ciao, ciao a tutti!